Felice vacuo al premio, questo ventesimo appuntamento dell'Oscar Campano, tanta bella gente, ma anche nel ricordo di Pasquale. Sì, beh, sicuramente una bella manifestazione a cui fa sempre piacere partecipare, soprattutto quando lo scopo è benefico, quindi siamo contenti di ritrovarci in questa occasione anche per salutare vecchi amici. È stato un bomber top che insomma ha giocato sempre a certi livelli, ti abbiamo visto anche protagonista qualche settimana fa nel sorteggio di Serie C. Allora ti chiediamo, Casertana è uscita dai playoff, una Casertana da neopromossa, che opinioni hai di questa squadra? Credo che sicuramente sia stato fatto un ottimo campionato, soprattutto nelle condizioni in cui è partita la squadra, perché è stata comunque costruita in fretta e furia praticamente in una settimana a settembre. È stato allestito un organico di assoluto livello con giocatori che conosco bene, che sono davvero molto validi per questa categoria. Purtroppo forse alla fine sono arrivati un po' corti e giocare ogni quattro giorni non è semplice, però credo che i ragazzi abbiano dato tutto fino alla fine. Purtroppo arrivare in fondo in questa competizione non è mai facile. In passato c'è stato un interessamento della Casertana per te? Sì, qualche volta c'è stato l'interessamento, però poi non siamo mai riusciti ad arrivare, diciamo, ad una conclusione o un accordo. Però credo che Caserta, come le altre piazze della Campana, meritano sicuramente altri palcoscenici. Sono delle piazze passionali che prima o poi spero riescano a trovare anche la Serie B. Avellino e Benevento in semifinale, l'Avellino insomma forse è il compito più complicato, il Benevento può rimontare. Ma credo che siano tutte e due delle sfide molto aperte, partite da giocare, nel senso che il risultato lascia ancora tutto aperto per la partita di ritorno. Sicuramente l'Avellino ieri non è riuscito a trovare magari quel gol o quei due gol che avrebbero consentito alla squadra di andare a Vicenza con un altro spirito, però credo che non si debbano assolutamente demoralizzare e ripartire dalla prestazione che è stata fatta ieri, perché hanno dimostrato di essere di un livello superiore al Vicenza.